La Toscana è pronta a partecipare al 36esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, con i suoi editori, autori e le iniziative di promozione della lettura e valorizzazione del patrimonio culturale toscano. Dal 9 al 13 maggio lo stand della Regione Toscana, che ha triplicato gli spazi espositivi arrivando a 150 metri quadri, ospiterà 33 piccoli editori toscani vincitori dei bandi pubblici della Giunta e del Consiglio regionale della Toscana. Al Salone anche 20 incontri d'autori in un ricco programma presentato in Sala Gonfalone, dove il Presidente della Regione Toscana ha ribadito la vocazione della Toscana come terra dell'editoria e dei premi letterari, da promuovere in tutta Italia. Un'identità da riconoscere e celebrare con una nuova serie di premi Pegaso che la Regione Toscana dedicherà ad autori, editori e librai toscani. Al Salone del Libro di Torino anche la stamperia in braille della Toscana, l'unica in una regione italiana, la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, le pubblicazioni delle quattro Unipras Toscane, del Gabinetto Scientifico Letterario Viosse e le edizioni dell'Assemblea del Consiglio regionale della Toscana. La gestione del padiglione è affidata a Toscana Libri. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte, diciamo, del circuito di Toscana Libri. Ogni editore tra quelli che hanno partecipato al bando può mandare all'incirca 20 titoli e quelli del tavolo collettivo una decina, quindi insomma direi che l'offerta culturale della Toscana è ampiamente rappresentata. 5 giornate dedicate alla promozione del libro e della lettura, con cui il Consiglio regionale della Toscana si impegna nuovamente ad investire in cultura. Un investimento in libertà e consapevolezza di ogni cittadina e cittadino, come sottolineato dal Presidente dell'Assemblea legislativa toscana, che ha ricordato anche la proposta di legge al Parlamento per introdurre uno spazio quotidiano di lettura libera nelle scuole e la legge regionale numero 4 del 2023, attraverso cui 80 comuni della Toscana hanno potuto investire nella promozione della lettura nei territori. La novità di quest'anno è il treno dei lettori toscani, che partirà sabato 11 maggio dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella per arrivare alla stazione di Torino Lingotto, il primo treno charter gratuito dedicato a 450 lettrici e lettori toscani per partecipare al Salone del Libro di Torino. L'iniziativa nasce nell'ambito del percorso degli Stati Generali della Cultura in collaborazione tra Giunta e Consiglio regionale, come spiegato dalla Presidente della Commissione Cultura. Una sinergia che guarda i giovani. 50 biglietti saranno riservati al progetto Under 30 di Unicop Firenze, partner del progetto, che metterà a disposizione la piattaforma dove si potrà prenotare il proprio biglietto a partire dal 24 aprile. Per noi cultura significa accesso e socialità, quindi cosa c'è di meglio che andare insieme con un treno che la Regione mette a disposizione di chi vorrà gratuitamente al Salone del Libro di Torino, che è la versione bella del paese dei balocchi per gli amanti della lettura. Sul treno dei lettori, dai microfoni dei vagoni, le autrici e gli autori protagonisti dello stand della Regione a Torino sveleranno in retroscena del panorama letterario toscano, poi spazio al progetto della Toscana delle Donne e reading e intrattenimento a cura dell'associazione Wimbledon. Faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno, una sorta di radio dei lettori toscani, un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno, dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della Regione al Salone.